Eccoci qua per una nuova puntata, la 133esima, di In cammino verso se stessi, con Silvano Agosti, anche questa settimana per rispondere alle domande del pubblico, proprio quelle del pubblico. Allora, la prima, caro Silvano, anzi, scusate un attimo, io vorrei dedicare 2 secondi a una grande notizia che ho letto in un articolo in giornale che ho condiviso sul gruppo Facebook, che trovate il link qua sotto. È vero, Silvano, che siamo riusciti a salvare il Cinema Azzurro Scipioni? Ma veramente il Cinema Azzurro Scipioni non aveva bisogno di essere salvato, aveva bisogno di essere rispettato, come gli esseri umani, uguale. Tutti gli esseri umani li vogliono salvare la società, salvare gli esseri umani, salvare le donne, salvare i bambini. No, vanno rispettati i bambini, rispettate le donne, rispettate l'Azzurro Scipioni. L'Azzurro Scipioni non è una sala di tolleranza, come io chiamo il cinema che proietta un film industriale, è una sala speciale dove si proiettano solo capolavori e in questo senso va rispettata, no? Quindi non va aiutata, che sembra sempre che è un cinema disabile, no? Che si deve aiutare a attraversare la strada. Capito, Davide? No, c'è tutto lì, l'Azzurro Scipioni. Ma anche il rispetto dello Stato che, per esempio, lo ha chiuso, come tutte le altre sale, come se fosse una sala qualsiasi, lo ha chiuso ed è chiuso ormai da importanti mesi. E tutti questi mesi io ho dovuto pagare l'affitto senza poter proiettare niente, capito? Sì, però se non sbaglio, adesso non è più chiuso. No, è ancora chiuso. È ancora chiuso. Chiuderà, pare, il 28, una roba del genere. Cioè, riaprirà il 28. Poi non si Ah, ok, capisce. ecco. No. La notizia è che riaprirà quella, la notizia Ah, in cui pochi pensa, pensa. speravano, ma che per fortuna si è avverata, insomma. Cioè, pochi speravano nel Per senso che le speranze fortuna. non c'erano più. Capito? Ma dica, ci prendiamo in giro, Davide. È una fortuna allora che uno investe tutto quello che ha in un cinema, paga l'affitto e non incassa neanche una cosa per 11 mesi e dopo bisogna essere contenti che riapre. No, caro, io non No, sono è contento, giusto sono così. furibondo. Io sono furibondo nei confronti di uno Stato che continua a chiudere, 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 chiudere. E non pensa che questa è una disgrazia per chi chiude, capisci? No, no, ma capisco benissimo, hai completamente ragione. Ecco, allora che lo Stato chiuda tutti i suoi rubinetti che perdono, che ce ne ha un sacco di rubinetti che perdono. Chiuda quelli, non l'Azzurro Scipioni. Esatto. Se non altro, adesso non verrà più chiuso. Allora, iniziamo con una domanda di Max che ci scrive: caro Silvano, un detto dice: il ciclo infinito della vita è tempi duri creano esseri forti. Ah, sì, l'avevo già sentita. Esseri forti creano tempi buoni creano esseri deboli creano tempi duri. Questo è un detto che avevo effettivamente già sentito. E allora la domanda è: in quale fase ci troviamo secondo te? Ma guarda, io non sarei commosso se uno mi dicesse, la mela è un frutto che cresce sull'albero del melo. Sì, prima il seme ingrandisce, poi l'albero cresce, poi fiorisce, poi. Ma a me interessa che la mela sia buona, che sia una buona mela. Che me ne frega a me di tutto sto giro? Capisci? Quando la pubblicità del percorso di una realtà è troppo sfacciata, vuol dire che quella realtà lì ha paura di valere poco. Capito? Quindi, se, come ti dicevo prima, l'essere umano viene rispettato, la società è composta da infiniti capolavori, perché ogni essere umano è un capolavoro della natura. Non c'è niente di uguale all'essere umano in tutto l'universo restante e conosciuto. Non c'è nulla,
non esistono altrove queste macchine di carne che sono gli esseri umani e che hanno delle prerogative miracolose, capisci? Si muovono senza produrre rumore, poi vedono, poi registrano, poi odono, poi sentono, poi amano, poi insomma, una macchina straordinaria. Capisci? E va rispettata, no? Perché Sì. se te continui a dire che l'automobile è una cosa straordinariamente preziosa, ma non ci metti la benzina, per dire, che cosa hai fatto? Hai fatto niente, hai mistificato, hai distratto le persone, ma non hai fatto niente. Allora, l'essere umano ha bisogno di essere nutrito e ospitato gratuitamente da tutti i governi e gli stati. Questo deve fare lo Stato, dare cibo e casa gratuito a tutti. Finché non farà così, non esisterà lo Stato, esisterà un simulacro di Stato che non serve a nessuno, neanche a se stesso. Chiaro? Allora, spero e penso e autorizzo che fra poco lo Stato darà casa e cibo a tutti gli abitanti della terra. Così facendo risparmierebbe 12.000 miliardi di euro. Chiaro. Capito? Ma allora, ascolta un attimo. Qua adesso, secondo te, ritornando alla domanda di prima, secondo te siamo in tempi duri, in tempi buoni? No, i tempi sono sempre gli stessi, 24 ore al giorno, le Vabbè, stagioni. ma I tempi capisci. duri, non significa nulla questa cosa dei tempi duri. Che non è che se tu hai un sacco di olio per terra in casa, scivoli, teorizzi che improvvisamente in casa tua sono arrivati i tempi duri. No, capito? Sono cose patetiche. In realtà, poiché lo Stato non rispetta e non ama i suoi cittadini, i tempi sono duri da sempre e saranno sempre duri finché lo Stato non daranno gratuitamente casa e cibo a tutti gli esseri viventi su questo pianeta. Questo darà agli esseri viventi l'opportunità finalmente di vivere, non solo la possibilità di esistere, ma di vivere con la V maiuscola. E avrebbero 23 ore al giorno per vivere, perché arrivati a quel punto lì, gli esseri umani avevano bisogno di lavorare massimo un'ora al giorno, massimo un'ora al giorno, capito? Quindi io suggerisco ai soloni che dirigono il mondo, i comuni, le città, i parlamenti, di fare tutto il possibile affinché lo Stato dia casa e cibo gratuito a tutti, anche a Berlusconi. Casa, pensa un tipo tutto elegante che va da Berlusconi e dice: senta, guardi, riportiamo una buona notizia, le è stata attribuita una casa e anche la possibilità di mangiare gratis. Pensa che bomba rivoluzionaria, no? Sì, per lui non cambierebbe molto, insomma. No. No, per lui vivrebbe come un'umiliazione assoluta questa cosa qua. E poi capirebbe che le case di cui lui che possiede, metti che Berlusconi possieda 10.000 case in affitto, ecco, quando uno va lì e dice che anche lei adesso ha ottenuto come tutti gli altri casa e cibo gratuito, capisce che le sue 10.000 case non valgono più niente. Quello Capisci? Ecco sì, quello sì. perché è giusto andare anche da Berlusconi. Altra domanda, Chiaro dai. come. Chiaro.
come il sole. Allora, un'altra domanda, ti faccio quella di Federico che ci scrive: ciao Silvano, perché la società in generale discrimina le persone che non hanno un titolo di studio? Io per esempio non sono andato a scuola, ma amo leggere e mi sono fatto una mia cultura da autodidatta. Poi continua, ma tanto meglio forse se ti lascio rispondere a questa. Ah, cosa vuoi che ti dica? Io anch'io non sono andato a scuola fino a 16 anni e ho prodotto e stampato io stesso 27 tra romanzi, saggi, eccetera, 27 libri e anche una trentina di film, dei quali poi 12 sono lungometraggi, uno dei quali ha vinto il Globo d'Oro. Adesso il mio nuovo film, che si chiama Ora e Sempre, Riprendiamoci la Vita, ha avuto un nastro d'argento speciale, ma non lo scrive nessuno. Sai perché? Perché io non ho il produttore. Perché io i film li produco senza denaro. Quindi sono un ostacolo alla protervia di un cinema industriale che ti dice: vuoi fare un film? Ce l'hai i soldi? Ma io provo a trasportare questa domanda a uno che dice: senti, mi piace molto quella ragazza lì, vedi quella lì seduta al bar. E uno dice: ma sì, ma ce l'hai i soldi? Ce l'hai i soldi? E allora tu diresti: ma perché è una prostituta? No, ma sai come, sai com'è, anche le donne hanno i loro bisogni, le cose, capito? È una tragedia, sai Davide, è una tragedia. Ce l'hai i soldi per far film? Ma i film si fanno con la passione, con l'abilità, con la, come dire, con l'innocenza. Come l'amore, Silvano. Come l'amore, ma sono pochissime le persone che sanno fare l'amore. Quasi tutti confondono la procreatività con l'amore. La famosa penetrazione, che sarebbe il clou del fare l'amore secondo tutti i maschi viventi, non c'entra niente col fare l'amore. La penetrazione è utilissima se uno deve fare dei figli, ma non si deve fare l'amore, capito? E già quell'equivoco lì ti fa capire quanto è fuori strada tutta la materia lì, capito? Avanti, date un'altra domanda. Sì. No, allora continuo poi quella di Federico, che in aggiunta a questo, sul discorso dei titoli di studio, è chiedere perché in generale si pensa che una persona laureata sia intelligente, mentre un individuo senza una qualifica si pensa che sia associato all'ignoranza. Secondo te, Silvano? Ma sai, se un ladro che ha appena rubato un'automobile viene fermato dalla polizia e gli fa vedere il libretto di circolazione, della macchina che lui ha rubato, il poliziotto dice: sì, giusto, grazie, bene, può andare. Capito? Sì. Ecco. Allora, perché la laurea significa che uno è intelligente? No, la laurea significa che uno è persino culturalmente sottomesso. Hai capito? Grazie, Silvano, si è fatto esaminare. Silvano, grazie, perché a proposito io mi sono laureato proprio l'altro, non l'altro ieri, il giorno prima, il 19 di aprile. Sì, ma ti puoi laureare se vuoi, ma il mio papà, per esempio, che era un operaio, ha preso 5 lauree senza mai andare all'università, è andato solo a fare gli esami. Capisci? Vabbè, ma sì, ma è normale, capita ancora 5 adesso. Cinque lauree, filosofia, lettere, glottologia, tutto senza, andando là facendo gli esami. Ma che cosa vuol dire? Non vuol dire, io non sono andato a scuola fino a 16 anni, non sono andato all'università, però ho fatto, te l'ho detto, 27 film, 27 libri stampati, pim pum pam, ho vinto il premio, sono stato 3 volte al premio Strega con i miei libri, ma mi hanno detto: purtroppo lei non ha un editore. Capisci?
I miei film non sono mai andati nelle librerie perché io li ho distribuiti come gli alberi distribuiscono i loro frutti, cioè uno passa di lì, tac, e mangia. Uno passava da me e gli vendevo il mio libro. Capisci? Dopodiché, siccome qualcuno mi aveva fatto capire che non ci credeva che io avevo rifiutato tutte le case editrici, allora ho detto: guarda, caro Silvano, tu hai compiuto gli 80 anni, falli tacere questi qua che dicono queste sciocchezze. Pubblica un tuo libro con una grande casa editrice. E quando Mondadori mi ha chiesto di pubblicare Lettere Chirghise, ho detto va bene. E quindi Lettere Chirghise è l'unico mio libro che si trova in tutte le librerie. E così Volevo come dirlo ha io. pubblicato. Eh? Volevo Come? quasi quasi dirlo io, se non lo dicevi te. Cosa? Che Lettere ad Archigrise è stato pubblicato nelle librerie. No, è stato pubblicato da Mondadori e Mondadori va in tutte le librerie. Come si fa ad andare nelle librerie? Per cui la gente andava, diceva: Agosti ha scritto un romanzo. Scusi, ce l'ha il romanzo Agosti? Andavano a cercare, cioè, non sappiamo neanche chi è. Capito? Sì, Ma ti fa. questo però, questo a me non mi ha turbato. Perché io la grande emozione che ho provato e che continuo a provare quando scrivo un libro o faccio un film è il mio vero compenso, capisci? L'emozione che provo, capisci? L'emozione che una donna prova a partorire un figlio è una cosa inaudita, enorme, capisci? Non lo può capire nessuno se non è una donna e se non ha partorito un figlio. Capito? Quindi Chiaro. noi uomini siamo fuori dal range di qualcuno che può capire l'immensa emozione di avere portato alla vita un nuovo essere. Le madri sono delle operaie al servizio dell'eternità. Capito? Sì. Molto profonda questa frase. Ti leggo un'altra riflessione, mi sembra, di Matteo. Ci scrive: Ciao Silvano, forse questa domanda ti è già stata posta. Nei tuoi discorsi hai sempre condannato i burocrati come uno dei mali di questo mondo. Come mai, però, hai accettato aiuti proprio dagli stessi burocrati per salvare il tuo cinema? Si riferisce alla banca BNL. Invece di ricominciare da un'altra parte, mantenendo salde le tue idee e la tua coerenza? Una domanda un po' cattiva, però ci sta. Prima di tutto il mio cinema non ha mai avuto bisogno di essere salvato, lo dico un'altra volta. Secondo di tutto, io ho gestito senza chiedere niente a nessuno per 40 anni il mio cinema. Diglielo a quel ragazzo lì che mi ha fatto. Per 40 anni ho pagato io senza chiedere niente a nessuno, aspettando che qualcuno mi desse una mano, ma non mi ha mai dato una mano nessuno. A un certo punto a Parigi hanno proiettato un mio film che si chiama D'amore si vive, con i sottotitoli in francese, e il direttore della banca francese aggregata alla BNL, Banca Nazionale del Lavoro, ha visto il mio film e ha detto in francese: questo qua va aiutato. E quindi per la prima volta la banca francese ha disposto che io venissi aiutato dalla Banca Nazionale del Lavoro. Hai capito bene? Hai capito o no? Ecco. Ma è la prima volta che qualcuno mi aiuta in 40 anni, anni, non 40 giorni, non 40 mesi, ma anni. Sono 365 giorni l'anno. Quindi sono 3600 per 4, 3 per 4, 12, sono 145.000 giorni, no? Nei quali io ho gestito sempre il mio cinema da solo, senza che nessuno mi aiutasse, come dicono, ha detto: ah, bisogna aiutare l'azzurro. Nessuno mi ha mai aiutato. Adesso però questo francese,
francese. Tanto è vero che la mia vita, lo puoi chiedere a tutte le persone che mi conoscono, mi hanno fatto altro che dire: Silvano, vai in Francia, che là hanno una sensibilità particolare per il buon cinema. E poi a Parigi tu sei conosciuto perché gli piacciono i tuoi film a Parigi. In Italia non ne hanno mai proiettati da nessuna parte. Hai capito, Davide, o no? Ecco, in Italia Sì, però ho voi vinto rivolgete i tanto a premi me più quanto agli incredibili. Eh? non Come? rivolgete tanto a me quanto agli ascoltatori, soprattutto a chi ha fatto la domanda, insomma. Ma io mi rivolgo anche a te, anche a me, che c'entra? Stiamo Sì. a far emergere la coscienza di tutti il fatto che non basta fare dei film importanti. Perché se non hanno dietro il capitale, i soldi, non vengono neanche presi in esame. Capisci? Esatto. Però io ho vinto il Globo d'Oro e il Globo d'Oro nella motivazione che ce l'ho lì appesa. C'è scritto sperando che fra 20 anni o giù di lì magari un giovane ringrazi con tutto il suo affetto per aver ricevuto in dono questo film. Questo è stato scritto dalla presidente di tutti i critici mondiali, che mi ha scritto una lettera bellissima, capito? E ha fatto avere il Globo d'Oro. Il Globo d'Oro ce l'ho qua, se vuoi te lo faccio vedere. Ma che Certo, importanza ha? se puoi, sì, Eh? facile. Sì, aspetta che devo andare sulla sedia perché è la sopra. Aspetta, eh? Vieni qua. Voglio dire, è un evento importante, in esclusiva proprio qui all'Accademia della Libertà. Facciamo vedere il Globo d'Oro di Silvano Agosti, quante volte ti capita. Ah, anche io qui sono. Voi penserete magari che io ho chissà quali conoscenze su Silvano? No, io non ho mai visto il suo Globo d'Oro, io non ho mai. Cioè, non è che sono un privilegiato. Quindi anch'io sono come voi qui che fremo nel pensare che questa è un'occasione che, Madonna, non capita a tutti. E anzi, sono contento che oggi siate in molti. Perché evidentemente il gruppo forse sta funzionando, evidentemente, e è bello vedere che sempre più persone vengono a conoscenza e a sentire i discorsi abbastanza rivoluzionari di Silvano. Abbastanza rivoluzionari, eh? Accidenti, abbastanza No? rivoluzionari. Aspetta che non voglio cadere per terra perché si trova Ah, questo qua. ecco perché adesso. Ecco perché oggi c'è un po' più gente. Perché il signor Giuseppe ha spammato su 15 gruppi. Beh, certo, sì, la ricordiamo, ma chiaro, anche nel gruppo lo diciamo sempre, l'appuntamento è di giovedì, come ci sta ricordando il nostro benefattore. Ogni giovedì alle 7 di sera, certo, ma lo ricordiamo anche su Telegram, abbiamo il link qua sotto del gruppo per ricevere il link in anticipo se uno vuole porre delle domande, delle riflessioni o anche delle critiche in anticipo. Ecco Cosa qua, stai facendo? Cosa stai facendo, Silvano? che arrivo, Ecco che arriva. arrivo, ecco qua. Allora, questo è il magnifico Globo d'Oro. Lo vedi? Sì. Questo è il Globo d'Oro. Questa è la certificazione Globo d'Oro, Si ecco, allontana vedi? un pochino la certificazione, intendo. Ecco, Globo Ok, d'Oro. sì. Sì. E qui su
la certificazione c'è scritto: vorremmo che fra 20 anni o giù di lì qualcuno, magari un giovane, possa ringraziare per aver ricevuto il regalo di questo film il presidente associazione della stampa estera adesso vi ho... Ma questo mi rattrista un po', perché non ha scritto una parola nessuno che ha vinto questo Globo d'Oro, mai, capito? Però se mette in vendita le sedie, tutti a scrivere, il sedie, capito? Sì, ma cosa vuoi, Silvano? Purtroppo, come avevi detto te l'altra volta, no? A chi si affaccia alla vita, diresti che la cosa bella è la vita, appunto, la cosa un po' meno bella è il mondo, infatti. Bene, andiamo avanti con le domande. Sì, giusto. Ti leggo quella di Samuela, che ci scrive: una curiosità, se Silvano può scegliere un posto dove vivere, come mai sceglie di restare a Roma e respirare i veleni dello smog invece di trasferirsi in zone migliori con aria più respirabile? Che simpatica che sei. È come se dicesse: ma come mai le donne accettano di sposarsi e di firmare che fanno l'amore tutta la vita con la stessa persona, che dopo la cosa è così triste che dopo 3-4 anni non fa più l'amore a nessuno? E come mai? Io ti dico perché ho deciso di restare a Roma. In realtà io, prima di restare a Roma, sono partito da casa mia a Brescia a 16 anni e mezzo e sono andato in tutto il Medio Oriente e in tutta l'Africa con un solo dollaro in tasca. Dopodiché, per una serie di ragioni, sono andato anche in Asia, sono andato anche in Giappone, che è sempre Asia, sono andato negli Stati Uniti d'America, sono andato in tutto il mondo sempre col famoso dollaro, uno dollaro, oppure invitato. Certo, quando mi hanno invitato col mio primo film a Montreal, in Canada, dove proiettavano i 10 film più importanti del mondo, e uno dei 10 era il mio film Il Giardino delle Delizie, io sono andato là e mi hanno trattato come un re. Capisci, Davide? Però, ripeto, io l'emozione e il premio nel fare i film o nello scrivere libri ce l'ho proprio con le emozioni che provo scrivendoli e filmandoli, perché io non ho la troupe, io il film lo faccio proprio io, perché sono un autore, quindi la cinepresa la tengo in mano io, il montaggio lo faccio io, l'organizzazione la faccio io, faccio i film da solo praticamente, per capirci. Di solito la troupe è almeno 20 persone e io non c'ho nessuno. Sì, magari c'ho te che mi aiuti a tenere il microfono, ma cose così, capisci? Perché secondo me è giusto che il cinema, come la pittura, come la scultura, sia fatto dall'autore, l'autore, non dal regista. L'industria si è inventata la troupe e il regista. Chi è il regista? È un povero Cristo che non può fare la fotografia, perché il produttore dice: no, io voglio le garanzie, deve essere un direttore della fotografia. Non può fare il montaggio, che è la seconda anima del film, perché ci vuole il montatore. Non può fare l'organizzazione del suo film, perché c'è il produttore. Capisci? È l'industria quella che non c'entra niente col cinema. Non c'entra niente. Io difendo il cinema d'autore, quello che viene fatto dall'autore, capito? Autore, non dal regista. Per cui spesso mi dicono: lei che è un regista. No, fermi tutti, io non sono un regista, sono un autore. Capito? E ci tengo. No, ma fai bene. Però ascolta, io volevo capire meglio, allora prima hai accennato velocemente ai tuoi viaggi, sei partito a 16 anni, sei partito dicendo che sei andato in Medio Oriente, però l'altra volta avevi parlato della lettera che avevi mandato per andare a Londra, allora sei andato prima in Medio Oriente o a Londra? Sì, no, ma io a Londra, l'andata a Londra
non c'entrava niente col mio bisogno di scoprire il mondo. C'entrava perché io ho pensato, prima di andare a vedere il mondo, vado a Londra a imparare l'inglese, così almeno potrò parlare con tutte le persone quando vado in America. E questo ho fatto. Ma non è che tu mi cogli in fallo perché io sono andato a Londra prima di andare nel Medio Ah, non Oriente. volevo C'avevo coglierti in ragione, fallo, come no? Volevo vedi. capire. Se io partivo per il Medio Oriente senza parlare l'inglese, che cosa facevo? Niente, o l'Africa, perché in tutto il mondo si parla l'inglese, capito? Sì. Ma quindi allora tu sei andato a Allora, Londra, allora, sei andato a Londra a 16 anni, sei rimasto là per quanto tempo? ma poco, neanche un anno. Neanche un anno, Okay. però ho avuto talmente tante fidanzate che ho imparato l'inglese molto bene. Mi vengono anche delle poesie in inglese, se vuoi te ne dirò una. Anche per i bambini ho scritto poesie in inglese. Capisci? Se Sì. Beh. vuoi te ne dico una dopo per quella dei bambini. Eh? Allora, dopo la teniamo in chiusura, me la segno. Ma allora io volevo solo un'ultima cosa. Allora, te sei andato a Londra a 16 anni, quindi a circa 17 anni o quasi sei partito da Londra e sei andato in Medio Oriente, giusto? No, sono tornato in Italia e dopo dall'Italia sono stato pochi giorni nella mia città natale a Brescia, dove mancavo da tanto tempo, ho dato un bacetto ai miei genitori e poi sono partito, capito? Il Medio Oriente. Per il Medio Oriente. Ormai il passaporto ce Ok. l'avevo. Sì. Allora, andiamo In avanti. C'è una realtà domanda? io. Dimmi, dimmi. In realtà io ti dico per il Medio Oriente, ma il mio pensiero era questo. Adesso voglio andare a Gerusalemme, perché Gerusalemme è la capitale, una delle capitali più importanti del mondo, perché lì è nato il cristianesimo, lì è nato il cattolicesimo, che ha una presenza potente nel mondo. Cioè, ci sono quasi 1 miliardo di cattolici cristiani, eccetera, capito? E quindi io volevo andare a Gerusalemme e sono andato a Gerusalemme. Ah, quindi Capito? e lì avevi sempre 17 anni, 18? Eh sì, certamente. Cioè, perché allora Gerusalemme era una città della Giordania addirittura. E io andando in Giordania, perché quello era il Medio Oriente, praticamente sono arrivato a Gerusalemme Sì, senza nessun passaporto. la Giordania, quindi della Palestina, si intende, sì. In Giordania, la Giordania è una nazione, altro che Ah, Palestina. no, La ok. Palestina è un territorio, sì, piccolo staterello, ma Gerusalemme è in Giordania era. Dopo no, dopo si è creato lo Stato di Israele, allora è Israele, capito? Sì. Va bene, interessante. Ti racconterai qualcos'altro quando vorrai, insomma. Beh, Pensa a certo che è te. Sì. interessante. Io sono andato a conoscere il mondo e il mondo è meraviglioso. Cosa ti credi? Cosa ti credi che non ha influenza su un giovane come ero io il fatto che tu ogni giorno cambi luogo dove dormi perché c'hai un sacco a pelo e in qualsiasi posto tu vada ti svegli e c'è una persona che ti offre del cibo? Non è mica un'esperienza di secondaria. È come se tu fossi stato adottato dall'umanità. È chiaro che io ero un ragazzino, capisci? Mettiamo, io adesso ho passato gli 80 anni, me ne danno forse 63, 64, 20 anni di meno. Allora figurati che cosa assomigliavo io all'età di 16 anni e 20. Sembravo un pischelletto, capito? Questo pischelletto è stato adottato dall'umanità, mi hanno dato. Io sono stato fuori 700 giorni fra
fra Giordania, fra Medio Oriente e Africa 700 giorni. E ho incontrato 700 persone che ogni mattina mi davano il cibo. Sì. Era una madre provvisoria, un padre provvisorio, un fratello provvisorio, tutti che mi offrivano il cibo, capito? Ti pare che non è poco, eh? Non è mica No, poco sperimentare una cosa del genere. no. No, è un'avventura che se tutti la vivessimo, proprio vedremmo il mondo che appunto andiamo a conoscere vivendola in modo radicalmente diverso. Avremo un bagaglio di esperienze e anche culturale impressionante. Certo. Infatti io ho scelto Roma, ho scelto di stare a Roma perché è la metropoli più piccola che c'è al mondo, Roma. Roma la attraversi in un quarto d'ora da Piazza del Popolo al Colosseo, che è il diametro di Roma, la attraversi in 20 minuti a piedi. Londra è 180 km il diametro di Londra. Capisci? Firenze e Roma quanti? Roma tra 3 chilometri, 2 chilometri. Da Piazza del Popolo al Diciamo. Colosseo sarà 1,5 chilometri, 2 chilometri al massimo. Capisci? Non dico niente perché ci sono stato solo una volta e comunque non la conosco bene. Allora, ti leggo un'altra domanda, Silvano. Ma Aspetta, guarda non lo che ricevo. Roma. Ecco adesso. Sì, non ti ricordo Allora, ti più. dico Roma. Come dici? Che non ci arrivavi più per qualche secondo. Comunque dici pure che adesso ti sentiamo e ti vediamo. Roma è la più piccola capitale del mondo. È piccola, piccolina. Però a Roma, purtroppo, circolano, e lì c'è la domanda che mi hanno fatto, è giusta, circolano 1.200.000 automobili al giorno a Roma. 1.200.000. Io per fortuna abito all'ultimo piano, c'è il senso vietato nelle strade che ci sono sotto, per cui passano pochissime automobili. Per cui io qua respiro sto quasi sempre a casa a Roma, è difficile che vada in giro. O se vado in giro, vado in giro di sera o all'alba con la bicicletta, c'ho la bicicletta, c'ho il motorino, capito? Ecco qua, ho dato una risposta anche a quello che mi dicevano, ma perché sei rimasto a Roma? Perché io ho la mia Roma, che è molto più umana della Roma in generale, la quale è effettivamente è infetta. Da son 1.200.000 automobili, ma tu pensa soltanto che se lasciassero nelle strade 500-600 automobili elettriche, che uno la trova, va al posto e poi la lascia lì. Non dovrebbero circolare nessuna delle altre automobili, capisci? E sarebbe la città più perfetta del mondo, ma non lo fanno perché il sindaco, la sindaco, quello che è. Verrebbe radiato se dicesse le automobili a benzina non circolano più, perché i padroni del petrolio direbbero cosa? Macchine elettriche? Ma che è sta storia? E la benzina allora? Sì, impesta la città, però ci fa guadagnare i soldi, capito? Sì. Ascolta, rispondiamo a questa domanda del mio amico Moreno. Allora, visto che tu dici sempre del discorso che gli stati dovrebbero dare soldi e case e cibo a tutti, allora No lui ti soldi, no soldi. chiede. No soldi, casa e cibo gratuiti. No, sono io che ho sbagliato, sono io che ho sbagliato. Visto che i governi. No, allora, colpa mia. Partiamo dall'inizio della domanda. Gli stati dicono che non hanno soldi per dare casa e cibo a tutti. Secondo te, come devono fare per trovare le risorse necessarie?
Ma mi fai ridere. Ma scusa, dare da mangiare a tutta l'umanità corrisponde a quello che si al 5% di quello che si spende per le spese militari. Al 5%, figliolo. Non so se ti rendi conto. Poi, ma figurati. L'Italia, per esempio, pare che spenda oltre 1 milione di euro al giorno per le spese militari. Ma secondo te, ma quanto costa il mangiare? Cos'è che sia? E poi guarda, non è che vanno dati i soldi alle persone. Tu vai dal fruttivendolo, ti compri il tuo chilo di mele e dai il tuo logo, il tuo link. Il negoziante scrive il tuo link con scritto 1 chilogrammo di mele e tu firmi. Dopodiché il comune o lo Stato, la banca, quello che vuoi, paga il tuo chilo di mele. Capito? Sono spiegato? Sì, Sarebbe così da fare. tra l'altro io so che di tutti i beni che diciamo sono in circolazione, un terzo viene sprecato, cioè proprio gli alimenti, un terzo Certo, viene buttato. degli Ma certo, buttano tonnellate di buon cibo, vengono buttate. Pensa solo quanti bambini non sarebbero morti se avessero mangiato dei cibi scaduti da una settimana, che vengono invece tutti buttati anche dopo il secondo, terzo giorno. Scusa, ma siamo impazziti. E poi perché non muoiono 20.000 bambini di fame al giorno? Basta, a loro basta una tazza di riso. Non è che devono avere il cibo. Tanto diamogli una tazza di riso tutti i giorni, no? Poi alla tazza di riso aggiungiamo un frutto, poi un'insalata, insomma, capito? Sì, no, ma Se uno allora, vuole un'altra risolvere i domanda. problemi, dimmi, Se dimmi. Se uno vuole fare problemi. uno risolve i problemi, deve semplicemente risolverli e basta. Senza stare a dire dovrebbe, il comune dovrebbe, capito? Io vedo giù davanti al cinema Giulio Cesare uno che è lì seduto per terra e magari vado giù e gli porto giù un panino, no? Non Sì. dico, però il comune dovrebbe, eh? Bisogna partire da noi. Certo. Ascolta, sul discorso di prima, quando si parlava del valore della laurea, del non essere andati a scuola, allora invece Tito aggiungo che chi è laureato vive la pressione dell'aspettativa e del raggiungimento dello stato sociale adeguato. Ma cosa serve davvero all'essere umano per vivere? Casa e cibo. Basta. Simpli. Ah, semplice. E poi, avendo casa e cibo, lui c'ha il tempo per vivere, scusa, perché si occuperà per un'ora a cucinare il pranzo, cioè, ma dopodiché c'ha 23 ore per vivere, perché ha mangiato, ha dormito, c'ha la casa, il cibo, che gli frega? Secondo me, Silvano, hai dimenticato una cosa. Oltre a casa e cibo, e poi hai detto il tempo, secondo me manca una cosa. Che cosa? L'amore? Bravo, bravo. Vabbè, ma l'amore, tesoro mio, l'amore è qualcosa che intanto che non finisce mai. Perché c'è una mia poesia famosa che dice: quando un amore finisce, vi avverte che non è mai esistito. Ci sono tanti amori che purtroppo finiscono e dunque l'amore molte volte non c'è. Non c'è, non c'è, certo che non c'è, non c'è, non c'è. Stai cercando l'amore con la lente? Carino, carino, sei carino tu.
si vede bene, si vede a fuoco. Dai che mancano 10 minuti, poi abbiamo fatto anche oggi la nostra ora. Sì, noterai che qualsiasi domanda tu mi fai... No, io sto leggendo le domande che ci arrivano, Silvano. Sì, ho capito, ma noterai che da 114 ore io rispondo a tutte le domande che mi vengono fatte e non dico mai, ah no, non so cosa dirti, ma 114. Cosa volevi sapere? No, 114 ore compreso cosa? Compreso quando lo facevo con siamo a 133 con questa, Silvano. 133? Compreso lui? Con questa, sì, compreso un salvo. E questa. Sì, vabbè, ma meglio, io ho fatto una cifra così, 114, 133, ancora meglio. Ascolta, ti leggo una domanda di Marco. Torniamo al discorso proprio dell'apertura. Marco ci scrive: io non ho mai creduto che l'Azzurro Scipioni potesse chiudere. E se ho capito bene, non succederà. Tu, Silvano, eri rassegnato o come me avevi fiducia? Come avevo fiducia? E ho detto sempre: finché sono vivo io, l'Azzurro Scipioni non chiude. Non chiude a meno che, non so, non diventi ancora più bello in un altro posto. Io, cosa significa Azzurro Scipioni? È molto semplice, significa un posto dove vengono proiettati solo dei capolavori, non i film, dei capolavori, capisci? In modo che così gli esseri umani cominciano a capire che anche ognuno di loro è un capolavoro straordinario. Senti quante volte che lo dico? Qua qualcuno arriverà a questa cosa qua, no? E Madonna Santa, ma allora io sono un capolavoro, ma non lo sapevo. Adesso che Silvano me l'ha fatto riflettere, capisco che effettivamente io sono un miracolo ambulante. Capisci? Sono d'accordo, ma io sono sicuro che è così. Una domanda invece da Irene ci arriva e ci scrive: caro Silvano, ammiro la sua, la sua assoluta libertà di pensiero. Il percorso per diventare se stessi è lungo. Non basta nascere, ma rinascere continuamente. Quando ha scoperto di voler essere un autore, lei, Silvano Volti? Beh, la prima volta che io sono stato l'autore di qualcosa, ho provato un'emozione talmente bella che ho detto, io voglio provarla sempre questa emozione. È normale, no? La prima volta che io mi sono messo lì, ho scritto una poesia e poi l'ho detta, mi ricordo, ero in un bar, ho detto, signori, un attimo di attenzione, vi dico le mie poesie. L'ho detta e mi hanno battuto le mani. Io ho provato un'emozione fortissima e ho detto, ecco cosa vuol dire essere autori. Non dire una poesia che si è imparata a memoria, magari di un grande autore, ma una propria poesia che scatena l'applauso. Capito? Allora, cosa c'è di più bello che ricevere in dono il piacere che una tua creatura poetica ha procurato a delle persone che non hai conosciuto mai e che non conoscerai mai, che fra poco la lascerai perché devi tornartene a casa. È un piacere straordinario, no? Bellissimo. Ecco cos'è l'autore. Capito? Perché se no, se tu dici anche una poesia bellissima, magari anche del Leopardi, l'autore è morto da 200 anni, quindi non è la stessa cosa. Davvero. Capito? Davvero. Anche se, insomma, l'importante, cioè Leopardi ci ha lasciato la poesia anche perché sicuramente voleva che noi continuassimo, non tanto a onorare lui, ma gli interessava che riflettessimo su quello che la poesia dice, non su di lui,
Quindi l'importante è il contenuto, penso io, della poesia, non l'autore. Certamente essere autore di un qualche cosa è diverso dall'essere, come hai fatto notare prima, regista o sceneggiatore o che sia. Ma sai, Leo Padre non è che ha pensato tutte le cose che dici tu. Le cose che dici tu te le fa pensare la poesia perché è bella. Se fosse una poesia scrausa o poco significativa, tu non avresti niente da dire, certamente. Quindi Leo Padre ha secreto il suo segreto, che è la poesia. Poi io sai che, te l'ho già detto una volta, ho scoperto che la poesia è il preghiero dei laici, è la preghiera dei laici, è la preghiera dei laici. Sì. Un credente prega la Madonna, Gesù, eccetera. Il laico, dicendo una poesia o scrivendo una poesia, dice una preghiera alla solennità dell'animo umano che l'ha creata. Capisci? Perché io mi dicevo, ma è possibile il fatto che io sono laico e non ho il vantaggio di consolarmi con una preghiera? E poi ho dedotto che per me che sono laico la preghiera non dice Ave Maria piena di grazia, magari lo dice anche una volta, perché anche quella è una poesia molto bella. Però ti dice, non so, chiare, fresche, dolci acque. Capito? Oppure Silvia, rimembri ancora i dì della tua vita mortale, quando la beltà splendeva negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. È una cosa che non è forse una preghiera? Sì, è vero che infatti le preghiere sono, è vero che sono delle poesie. Invece Samuela ci scrive: visto che hai citato il cristianesimo, tra l'altro ci colleghiamo col discorso di adesso, secondo te cosa vuol dire che Cristo è risorto? Cosa significa per te la resurrezione della carne di un essere umano prima torturato e poi morto ammazzato? Beh, morto ammazzato, se è risorto, c'è da chiedersi, ma dopo che è risorto, è rimorto o no? Perché si dice sempre che è risorto, non si dice che è rimorto. Perché se non è rimorto vuol dire che è ancora in vita, no? Io comunque questo problema l'ho risolto così. Ho dato al risveglio di ogni giorno le caratteristiche di una resurrezione dalla morte, che sarebbe il sonno. E l'addormentamento della sera sarebbe la morte della giornata, no? Mi hanno suonato, aspetta che vado ad aprire. E certo, poi sì. Vi saluto tutti. Ma ogni volta che suonano, anche quando suona il telefono, sembra di ritornare indietro ai tempi di Salmo, perché anche lì, ogni volta. Che sta succedendo? Siamo in attesa di scomparire. Eccomi. La porta che scricchia. Eccomi qua, saluto a tutti. Sono stato contento, Davide, di questa bella oretta. Ancora 5 minuti, anche perché abbiamo la poesia di chiusura. Comunque, non so se avevi finito prima. Sì, io ho sempre finito. Saluto tutti volentieri, però invito tutti a creare delle poesie. Però non devono pretendere di sedersi e la prima volta fare un bel disegno o fare una bella poesia. Arrivino al 94esimo disegno per vedere se il disegno è bello o brutto. Giusto. Capisci?
L'importante è di conquistare la creatività. La creatività non la si conquista subito così. Io invito sempre le persone a prendere, non so, due mele, un cucchiaio, un bicchiere, e poi a disegnare queste cose. Ma disegnarle una volta al giorno per un mese e vedere che evoluzione ha avuto il disegno, capisci? Magari la 30ª volta che lo fanno è una cosa molto interessante, capito? E almeno passano anche dei momenti molto belli, perché creare è una cosa che dà diletto. Senz'altro, è bello creare, veramente. Sì, che distruggere. Senz'altro, esatto. Beh, allora, regalaci la poesia in inglese che prima ci avevi menzionato. Per i bambini? Quella per i bambini? Allora, io dico due o tre versi, li traduco e poi dico... Allora, la poesia dice: In the garden full of snow, not a blossom now may grow. Nel giardino pieno di neve, non c'è più nessun fiore che sboccia. Buzzing, freezing, a small bee seeks some food around the tree. Ronzante e infreddolita, un'ape cerca cibo intorno a un albero. E dice l'ape: Dear sweet garden, give me a bud, I'm so miserable and sad. Caro gentile giardino, dammi un frutto, sono così miserabile che non c'ho da mangiare. Allora l'albero gli risponde all'ape: Here is winter, gentle bee. Qui è inverno, gentile ape. Cosa ti aspetti? Ma un po' lontano, se arrivi fino al mare, vedrai che là troverai tutti i soli che stai cercando. Ecco la mia poesia. Per i bambini. È perfetta per i bambini. Ce l'avevi già detto l'altra volta, ma insomma va benissimo anche questa volta. E beh, certo. Però c'è un detto latino che dice: Repetita iuvant. A volte ripetere giova. Giusto. Capito? Spesso ripetere giova. Va bene. Adesso abbiamo finito la trasmissione e io vado a celebrare la cena. Ok? Sì, anch'io tra poco. E penso anche agli altri. Ci vediamo giovedì prossimo, a meno che non hai una domanda lampo da dare al volo. Ah, ne avrai anche più di una, Silvano. Tieni da parte per la prossima volta, dimmene una, certo. E poi ti saluto. Me ne sono appena salvate, me ne sono appena messa a parte. Va bene, allora ringraziamo tutti per questa serata, per essere stati così rivoluzionari da scegliere proprio noi. E noi vi aspettiamo per la prossima settimana, cioè tra una settimana esatta, alle 7 di sera, di giovedì prossimo, giovedì 29. Okay.